Dobbiamo anche dire, prima di parlare proprio, entrare nel merito, che è una cosa che differenzia la donna dall'uomo. A volte non ci pensiamo, ma è una cosa che la donna ha in più dell'uomo. Vive un'esperienza unica che l'uomo non potrà mai vivere. E quindi è quello che la fa differente e secondo alcuni anche magari superiore, perché affronta questa grossa fatica. Infatti travaglio è lavoro, è la stessa cosa etimologicamente. E quindi fa un grosso lavoro che una volta costava la vita, perché se torniamo indietro di 100 anni la mortalità materna era altissima. Una donna su 5 moriva per la gravidanza e il parto. Oggi non è più così, ma rimane comunque sempre la fatica. Rimane la fatica che poi è ripagata dal fatto che la donna ha dato lei la vita a questa nuova creatura, a questo nuovo essere che entrerà nel mondo e che per molti anni, ricordiamoci, sarà legato a lei. Negli altri mammiferi non è così. Voi pensate agli animali, una volta che sono nati, nel giro di pochi giorni, alcuni addirittura poche ore, sono quasi autonomi. Invece nella specie umana l'autonomia praticamente, adesso addirittura non la raggiungono neanche a 30 anni, vabbè. Però comunque l'autonomia si raggiunge tardivamente, nell'adolescenza diciamo. Quindi il legame con la madre, l'allattamento, è un legame, il bambino è dipendente dalla mamma, se no morirebbe, a differenza di molti altri animali. Allora, il travaglio e il parto hanno un'importanza nella specie umana fondamentale, forse la cosa più importante della vita. Ed è per questo che noi dovremmo investire molto, anche in termini di risorse economiche, per aiutare queste donne a partorire, a dare alla luce queste nuove creature. E è un evento fisiologico, perché è sempre stato così, da quando c'è l'uomo. Quello, se noi lasciamo che la natura faccia il suo corso, nel 90% dei casi non ci sono problemi. Purtroppo, in un 10% dei casi circa, la natura può essere non buona, ma può essere la natura matrigna, come era in passato. La medicina, la scienza, le condizioni economiche migliori, tante cose hanno fatto sì che oggi in Italia su 450.000 donne che partoriscono ne muoiono 50. Sono ancora tante, ma se pensiamo al passato, sono pochissime. Ci sono poi eventi non mortali, ma che hanno conseguenze magari gravi. La perdita dell'utero, l'emorragia, possono essere il bambino che nasce e ha dei problemi. È un numero molto piccolo, perché nella stragrande maggioranza dei casi, fortunatamente, il travaglio è un evento assolutamente fisiologico, che segue le sue regole. Meno noi ci mettiamo la mano, meglio è. A volte i guai nascono dall'eccessivo intervento medico non giustificato e non motivato. In medicina tutto quello che è inutile è dannoso. Invece poi c'è quel 10% dei casi in cui l'intervento medico da parte dell'ostetrica o del ginecologo è invece utile per migliorare il decorso del travaglio, del parto e qualche volta addirittura per salvare la vita della mamma o del bambino. Quindi chi affronta il travaglio di parto lo deve fare in assoluta serenità, perché noi ci dimentichiamo sempre di riflettere su un dato di fatto. Quando la donna entra in ospedale per partorire, perché in Italia si partorisce praticamente solo in ospedale, l'accoglienza che noi facciamo alla donna può essere un marchio sul suo travaglio e sul suo parto. Perché? Se l'ambiente è molto accogliente, favorevole, simpatico, sereno, rilassante, la donna non produrrà gli ormoni dello stress e della paura, che sono ormoni che influiscono sull'utero e quindi possono comportare un blocco del travaglio, per esempio, che è fisiologico, perché quando una donna, anche l'animale, è spaventato, ha un pericolo, ferma il travaglio perché metterebbe al mondo una creatura in una situazione di pericolo, quindi sono dei meccanismi fisiologici. Quindi noi dobbiamo dare alla donna l'assoluta tranquillità. Se la donna entra in un reparto ostetrico dove tutti sono stressati, stanno litigando tra di loro, non vedono l'ora di andare a casa, quasi lei infastidisce, partiranno una serie di
diciamo, la secrezione di sostanze neuroendocrine che ostacoleranno il suo travaglio. Tra le tante cose, la sola accoglienza. Poi c'è il sostegno durante il travaglio. Se io una donna in travaglio la costringo a stare a letto, le metto il monitoraggio per 6 ore, non la faccio bere, non la faccio mangiare, è chiaro che questa poveretta farà una fatica superiore. Se invece io le sto vicino, la accarezzo, l'ascolto, lascio che prenda la posizione che lei preferisce, ascolto il battito quando è necessario, dopo una contrazione, due contrazioni, lascio che beva, lascio che mangi qualcosa, l'utero lavora, è come se io un alpinista lo faccio scalare una montagna per 6 ore, 8 ore e non può bere, non può mangiare niente, non ce la farà mai. Allora, questo è una cosa che va ancora, purtroppo in Italia è un po' un tabù, perché in passato, quando c'era un problema durante il travaglio di parto e si doveva fare un cesareo, e il cesareo si faceva con l'anestesia generale, se lo stomaco della gravida, ma anche non della gravida, è pieno e io induco un'anestesia generale intubando il paziente o la paziente, ci può essere un ritorno del cibo dallo stomaco all'esofago e può finire nella trachea, poi nei bronchi e quindi nei polmoni, ed ha una patologia che si chiama polmonite ab ingestis, una polmonite non dovuta ai batteri ma dovuta alle sostanze chimiche degli alimenti, ed è una cosa che può essere grave. Attualmente non è più così, primo perché le tecniche anestesiologiche sono migliorate, secondo perché si può fare quasi sempre come anestesia non la generale ma la spinale o la peridurale, quindi il rischio oggi di una vingestis è sceso a 1 su 100.000, quindi è eccezionale. Allora, privare la donna oggi 2019, non parlo del 1960 perché poi le cose cambiano, privarla di liquidi e di un alimento, è chiaro che non le daremo un cosciotto di maiale o un enorme piatto, un'alimentazione fatta da succo di frutta, una spremuta, un tè. Ma la donna si deve idratare, deve prendere degli zuccheri, non deve essere digiuna, quindi è cambiato tutto anche qui, e quindi affronta meglio, l'utero lavora meglio perché è un muscolo e ha bisogno di energia. Sì, consiglierei di stare tranquilli, di affidarsi all'ostetrica, di stare in proprio quiete, e soprattutto però di scegliere un punto nascita che non applichi le tecniche degli anni 60, ma un punto nascita che si sia adeguato a quelle che sono le nuove evidenze scientifiche, che ci sia la libertà di movimento, per esempio durante il travaglio, perché la donna, un'altra cosa interessante, è che la donna durante il travaglio prende delle posizioni che a volte sembrano strane, no? Lui dice, come si mette così, si mette così. La progressione della testa, il dolore automaticamente le fa assumere delle posizioni antalgiche. Ci sono delle posizioni con cui la donna apre un po' il bacino sopra, altre posizioni in cui apre di più il bacino sotto. Che la natura ha previsto un sacco di cose. Quindi se io gliele lascio fare, facilito il parto. Se io la costringo a letto, le creo un ostacolo. È come se io a uno scalatore gli metto uno zaino da 50 kg, non gli do da bere, non gli do da mangiare, ogni tanto gli faccio anche lo sgambetto, e questo fa una fatica micidiale arrivare in vetta. Poi molti sono preoccupati dalle emergenze ostetriche che ci sono. Voi pensiamo che nel mondo muoiono per problemi legati alla gravidanza e al parto 250.000 persone ogni anno, sono tantissime. Ma nei paesi ricchi è l'1%, cioè sono tutte morti in Asia e soprattutto in Africa, perché partoriscono in villaggi, non hanno assistenza, non hanno acqua potabile, non hanno nemmeno le siringhe sterili, cioè non c'è nulla. Partoriscono assistite magari dalla vicina di casa, da qualche buona persona che dà loro una mano. È chiaro che qui la mortalità è altissima e lì le complicanze del parto sono tante. Da noi sono eccezionali,
pensate che da noi in Italia muoiono per emorragia del parto 10 donne all'anno. Sembra tanto, ma rispetto alle 250.000 del mondo è praticamente nulla. L'Italia è uno dei paesi che ha la mortalità materna più bassa. Queste emergenze ostetriche ci sono, ci sono casi in cui la donna può sviluppare una malattia molto particolare, per cui durante la gravidanza sale la pressione e a un certo punto può avere delle convulsioni, può avere delle emorragie cerebrali, emorragie epatiche. L'Italia è quella che ha una incidenza di questa patologia grave che si chiama eclampsia tra le più basse del mondo. Noi abbiamo una crisi eclamptica ogni 4.000 gravide. Perché? Mentre gli Stati Uniti ne hanno tante. Il motivo è che in Italia abbiamo un'assistenza alle gravide che è garantita a tutti. Cioè non c'è bisogno di avere un'assicurazione. Qualunque donna può essere seguita gratuitamente nei consultori, negli ambulatori dell'ospedale, addirittura in pronto soccorso. Molti dei nostri ospedali in Italia hanno il fast track per le gravide. La gravida che arriva in pronto soccorso non si deve fermare in pronto soccorso, ma va direttamente, come negli aeroporti, no? Va direttamente in ostetricia. Quindi le nostre donne sono molto controllate in gravidanza e a tutte viene misurata sempre la pressione a questi controlli. Quindi appena la pressione sale, noi interveniamo, diamo dei farmaci apposta perché non le succeda di avere la crisi eclamptica, l'emorragia cerebrale, il distacco della placenta, l'ematoma epatico. Le prendiamo molto prima, quindi sono molto rare. Paesi come gli Stati Uniti, in cui l'accesso alle cure è basato sul censo, è una catastrofe, perché tantissime donne, soprattutto portoricane e le afroamericane, non hanno assistenza sanitaria, hanno la pressione magari che comincia a salire e alla fine si accorgono di avere questa patologia che si chiama preeclampsia quando hanno la crisi convulsiva, quando quindi ormai è tardi. È un evento molto raro, in Italia abbiamo pochissimi casi, ma li sappiamo anche gestire e quindi è rarissimo avere un caso di morte per l'eclampsia. Poi ci sono altre complicanze, ma sono molto rare. Quindi se io fossi una donna che va a partorire, è come se uno salendo in aereo dice: la probabilità che l'aereo cada è di 1 su, no, cioè non prende l'aereo. O se uno addirittura salisse in macchina, quando io salgo in macchina e uno su si accende una lampadina e mi dice: ogni anno in Italia muoiono di incidenti stradali 3.600 persone, per la gravidanza ne muoiono 50, in macchina 3.600 ogni anno, io non prendo più la macchina. Oh, se una donna per partorire va a pensare alle disgrazie, allora è come un automobilista che non prende la macchina, un viaggiatore che non prende l'aereo.